Il 31 ottobre del 2021, la notte di Halloween, il Milan batte anche la Roma all'Olimpico, conquistando il 31esimo punto su 33 disponibili. Quel giorno il Milan scaccia davvero i mostri. I mostri rappresentati dai fantasmi del passato come El Shaarawy. I mostri rappresentati dall'arbitraggio, quello di Maresca, che riuscì a scontentare in modo incredibile tutte e due le squadre. Partendo dall'espulsione inventata ai danni di Theo Hernandez, che avrebbe saltato il derby la settimana dopo, arrivando a un rigore dubbio, almeno secondo i romanisti, e a tantissime altre decisioni dubbie durante tutto il corso della gara. Tuttavia il Milan riuscì a sconfiggere anche la Roma di Mourinho, che dal primo all'ultimo secondo della partita pianse ininterrottamente, forse anche lui avendo paura dello scherzetto del Milan. Il Milan riuscì a vincere grazie al gol su punizione di Ibra, il primo dopo una serie inenarrabile di tentativi. Ibra che tuttavia dimostrò ancora una volta che ogni volta che era in campo era in grado di segnare. Dopo Ibra un altro gol arrivò, questa volta di Kessié, autore di una partita monumentale nonostante tutte le voci sul suo rinnovo, che segnò su rigore freddando Rui Patricio. Tuttavia il vero MVP della partita fu l'ex della partita, Simon Kjær, o Kjær, chiamatelo come volete, autore di una prestazione immaginifica. Un aggettivo che forse non esiste, perché parole per descrivere questa prestazione forse non ce n'erano. Kjær fu in grado di salvare ogni cosa. Con lui Tomori disputò una grande partita anche se venne ammonito. Bennacer disputò una grande partita. Il Milan disputò un'enorme partita con Leao, che nel momento del bisogno riuscì a conquistare la punizione da cui poi sarebbe arrivato il gol di Ibra. Nella notte di Halloween del 2021 il Milan scacciò i fantasmi, riuscendo ancora una volta a vincere ancora una volta la settimana prima del derby. Questa volta riuscì a prendere punti su Lazio e Atalanta, ma non sul Napoli e non sull'Inter. E la settimana dopo sarebbe arrivato proprio l'Inter, per una sfida che in quel momento sembrava poter essere davvero decisiva.